nel Salmo 146. Ascoltate, dice: beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che serba la fedeltà in Eterno, che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi. Il Signore rialza quelli che sono abbattuti. Amen. Guardate che parola di speranza, cari. È una parola che fa bene all'anima. È una parola che dà conforto. È una parola che illumina. Alleluia. È una parola che guarisce. Qui dice che il Signore rialza gli abbattuti. Sei tu abbattuto questa mattina? Stai soffrendo di qualche abbattimento interiore, di qualche sconforto, di qualche paura, di qualche ansia? Ti vogliamo dire: Gesù Cristo rialza gli abbattuti. Amen. Gesù Cristo può guarire i depressi. Io prima Alleluia. ero un depresso, ero un abbattuto, ero perso nel buio del peccato, ma Gesù Vige. mi ha rialzato. Gesù Vige. Vige. mi ha illuminato. Gesù, come dice qui, è in grado di liberare gli oppressi. E Amen. poi Alleluia, dice questa parola alleluia, alleluia. molto forte: il Signore libera i prigionieri, apre gli occhi ai ciechi. Vi vogliamo dire, in questo mondo ci sono tanti esseri umani che sono prigionieri, ma non stiamo parlando di una prigione materiale, ma tanti uomini sono prigionieri nell'anima, il loro cuore è prigioniero, prigioniero del peccato, dei cattivi desideri, prigioniero della confusione. Tanti cuori sono prigionieri delle paure, delle depressioni, Alleluia. dei cattivi sentimenti come l'odio, come la gelosia. Quanti cuori sono prigionieri? È così, del rancore, dell'amarezza. Ma qui la parola di Dio dice, ascoltate, che il Signore libera i prigionieri. Amen. Alleluia. Cercano di soddisfare quella sete nelle cose terrene, nelle cose sbagliate. Ma vi vogliamo dire, l'unico che può dissetare la sete dell'anima è Gesù Cristo, Amen. colui che ti può dare l'acqua della vita. Alleluia. Alleluia! Come un giorno Gesù diede l'acqua della vita alla donna samaritana. Penso che tutti voi vi ricordate questo brano del Vangelo, quando Gesù incontrò la donna samaritana. Quella donna stava attingendo acqua dal pozzo di Giacobbe. Ma Gesù disse a quella donna: donna, se tu bevi di quest'acqua avrai di nuovo sete, avrai ancora sete, ma se tu bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete in eterno. Amen. Ma l'acqua che io ti darò sarà una fonte di acqua viva, di Alleluia. acqua eterna. Alleluia. Alleluia. L'acqua della vita rappresenta lo Spirito Santo che vuole entrare nel tuo Alleluia, cuore, vuole alleluia, entrare nella gloria tua al tuo anima, nome. dissetarti, Rascica la purificarti, rabacunda rabacuba. rigenerarti. Tu hai bisogno dell'acqua Credete? della vita, che è la presenza dello Spirito Santo. L'acqua, ascoltate rapidamente, velocemente, brevemente, l'acqua
materiale serve per due cose: dissetarci e lavarci. Noi ci laviamo con l'acqua. Con l'acqua tu lavi il corpo, lavi le mani, lavi la faccia. Allora l'acqua della vita che ci dà Gesù Cristo ci lava dai nostri peccati. Alleluia. Ci lava dalle sporcizie dell'anima. È vero, caro. Ci lava, ci purifica dalle contaminazioni del cuore, dell'anima, l'acqua della vita. Credete nel Re dei Re. Credete alla parola di Dio. Amen. Sì. E la luce entrerà nei vostri cuori. La luce dello Spirito illuminerà la vostra anima, illuminerà i vostri cuori. Abbiate fede nel Signore Gesù. Amen. Egli è la speranza, egli è la salvezza. Amen. Alleluia, è il Re dei Re. Amen. È il Signore dei Signori. Alleluia. È il Principe della vita. Alleluia. Il Salvatore del mondo. Alleluia. Il guaritore degli afflitti. Gesù Cristo è il Redentore dell'umanità. Credete in Lui. Amen. Accoglietelo nei vostri cuori. Cercatelo e lo troverete, poiché chi cerca trova. Amen. Dice il Signore, chiedete vi sarà dato. Alleluia. Abbiate fede nel Signore Gesù Cristo. Amen. Poiché Egli è la via, la verità e la vita che ci conduce verso il cielo. Amen. Alleluia. Alleluia. Per salvarci dall'inferno, dalla perdizione, per salvarci dalla distruzione che verrà. Soltanto Gesù è la speranza. Credi? Sì. Alleluia. 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 Sarai salvato. 2016. Abbi fede. C'ho già lo stesso. Dio ti benedica tu. Alleluia. Convertiti, pentiti dei tuoi peccati. Perché noi stiamo vivendo negli ultimi tempi. Questo mondo un giorno finirà. E chi non ha creduto in Cristo si perderà. Perciò rifletti. Rifletti e credi. Amen. Alla parola dell'Eterno, la parola del Signore. Alleluia. Le mie parole, dice Gesù Cristo, sono spirito e vita. Amen. Accogli la sua parola dentro di te, nel tuo cuore, e tu avrai lo spirito e la vita. Amen. Alleluia. Alleluia. Non sarai soltanto un uomo carnale. Non sarai un uomo carnale, ma diventerai un uomo spirituale. Amen. Con la santa parola di Cristo, che è l'acqua della vita, è la luce, ragazzi, uomini, donne, è la verità. Gloria all'Eterno. Io sono la via, la verità e la vita. Fatevi sarà aperto. Anima che ascolti, uomo, donna, non perdere più tempo nei piaceri effimeri, negli inganni di questo mondo materiale, ma cerca la salvezza, cerca Cristo, leggi la Bibbia, leggi il Vangelo, credi con tutto il tuo cuore, alleluia, nel Re dei Re, e avrai la luce. Amen. Alleluia. E avrai la pace. Amen. Avrai la speranza. Alleluia. Alleluia. E anche tu farai parte del regno dei cieli con la fede in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Ecco perché Lui vuole che predichiamo in ogni luogo, che la sua parola si espanda in ogni luogo, perché stiamo vivendo negli ultimi tempi. Molte persone, molte anime, giovani e meno giovani, si stanno perdendo nei vizi, nei peccati, nella confusione, nella via larga, nella via sbagliata, nella via peccaminosa. Si stanno perdendo, ma Gesù vuole recuperare coloro che sono perduti.